La storia della Roma è un filo diretto, un percorso netto fatto di grandi personaggi, di romani autentici o acquisiti, di bandiere con piedi buoni, cervello e attributi. Ogni generazione di tifosi è cresciuta con il suo idolo, il suo simbolo, il suo capitano. Tra i tanti, non va dimenticato un ragazzo introverso con il volto d'eterno fanciullo, Foltachioma, classe da vendere, un uomo che seppe guidare la Roma, da vero leader, durante una delle fasi più delicate di sempre, il triplo passaggio Viola-Ciarrapico-Sensi. Con molteplici difficoltà dentro e fuori dal campo. Lui, che ha ereditato il testimone dei grandi degli anni Ottanta, Ago e Bruno, salvo distribuirlo tempo dopo ad un ragazzo di nome Francesco che ha fatto la storia. Lui, che per tutti era il principe, semplicemente Giuseppe Giannini. Alba degli anni Ottanta, nelle giovanili di Trigoria c'è un talento che scalpita. Non è nemmeno maggiorenne, eppure Nils Liedholm, che assieme a Viola sta tirando fuori la Roma dalle sabbie mobili della mediocrità, si innamora del giovane campioncino di Frattocchie, un virgulto che fa centro anche nel cuore di Paolo Roberto Falcao. Il divino lo vede giocare, lo designa all'istante come suo possibile erede. Giannini debutta in Serie A il 31 gennaio 1982. È minorenne, ha solo 17 anni. Prende il posto di Scarnecchia al 56esimo della sfida interna contro il Cesena. È un esordio sfortunato perché la Roma perde 1-0. Peppe rientra nei ranghi e non rivedrà la prima squadra prima di 2 anni. Il suo nome rientra formalmente nell'organico della Roma che vince lo scudetto nel 1983, ma di fatto non si sentirà mai parte integrante di quel trionfo, viste le 0 presenze ufficiali in campionato. Solo questione di tempo. Giannini è un ragazzino, ma ha visione di gioco, un destro magico. Non è rapidissimo nel breve, ma trovarne di registi veri come lui nelle stagioni che seguono. Si prende il posto da titolare e diventa un protagonista assoluto. Nel 1987-88 fa registrare il suo record assoluto di gol in un solo campionato, 11. È quella la sua prima stagione da capitano, eredita la fascia da Carlo Ancelotti e la terra stretta al braccio per ben 9 stagioni, come un altro grande, Giacomino Losi. Pepe è un pilastro non solo della Roma, ma anche della nazionale italiana. È un pupillo sin dai tempi dell'Under 21 di Azeglio Vicini, che nel 90 lo convoca per il mondiale di casa e lo piazza al centro del campo, a dirigere una squadra di campioni che gioca a calcio meravigliosamente. È un mondiale che in 2 aggettivi riassume anche la carriera di Giannini, speciale e sfortunato. L'Italia gioca sempre a Roma, almeno sino alla semifinale con l'Argentina. L'Olimpico è letteralmente ai piedi del principe, che nella fase a gironi segna il gol decisivo nel secondo match, quello contro gli Stati Uniti. Berti, di prima, su Donadoni, che gira in mezzo, finta di Vialli, c'è Giannini, tira, gol! Dei nostri e Giannini, vedete, esplode di gioia. Azzurri in vantaggio al primo a fondo con Giannini, tutto molto bello. In semifinale al San Paolo di Napoli vince l'Argentina di Maradona ai rigori. Il sogno dei sogni sfuma sul più bello. Giannini si riscatta in parte l'anno dopo, alzando la 3ª Coppa Italia della sua carriera, la prima da capitano. Nella finale andata e ritorno la Roma batte la Sampdoria. È l'ultimo capitolo della gestione viola, è in atto il cambiamento, l'inizio di un periodo travagliato del quale Giannini diventa simbolo e parafulmine nel bene e nel male. L'incubo Ciarrapico fortunatamente dura poco. Nel 93 arriva la famiglia Sensi, arriva Franco Sensi, un presidente ruspante, dalla personalità esplosiva, schietto, a volte troppo. Giannini è l'anima di una Roma che si deve lentamente ricostruire. È un ragazzo che ama la sua maglia, soffre quando le cose vanno male, e le cose purtroppo vanno male, la sera del 6 marzo 1994. Si gioca il derby all'Olimpico, la Lazio in vantaggio per 1-0 quando nel secondo tempo un Totti poco più che bambino si guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto va Giannini e sbaglia. È il 25esimo del secondo tempo, la rincorsa di Giannini, il tiro, la parata di Martigiani e Martigiani sventa il calcio di rigore di Giannini. Martigiani si oppone al capitano della Roma. Chi sbaglia un rigore contro la Lazio non è degno di giocare nella Roma. Firmato Franco Sensi. Un colpo secco, dritto all'anima, che fa male. Giannini incassa, ma da capitano reagisce. È una stagione difficilissima, la prima di Mazzone. Quel derby perso fa scivolare la Roma in basso, troppo in basso. Il 20 marzo, 2 settimane dopo il derby, lo stadio Zaccaria di Foggia è teatro di uno scontro che può rivelarsi fatale. I pugliesi di Zeman sono avanti 1-0 quando al 74esimo Giannini segna il gol che di fatto strappa la Roma dalla zona rossa e la riporta a galla. La piazza intanto si spacca, come sempre d'altronde. Per molti Giannini è un sopravvalutato senza attributi. Per altri è un campione che ha sposato la causa giallorossa per la vita e soltanto per questo va amato, coccolato e rispettato. Lui, il capitano, si prende altre soddisfazioni. Il 20 novembre 1994, in un derby storico, la Roma disintegra la Lazio per 3-0. È la festa di Cappioli, Balbo e Fonseca. La festa di Mazzone, che corre come un bambino impazzito. La festa di Giannini, che, portato in trionfo, fa il segno 3 sotto la curva sud. Ma c'è forse un momento che più di ogni altro rappresenta la
perfetta sintesi del rapporto ultradecennale tra Peppe e la sua Roma. È il 19 marzo 1996, Stadio Olimpico, ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA, partita Roma-Slavia Praga. I semisconosciuti cechi, che poi diventeranno famosi agli europei di Inghilterra, hanno vinto 2-0 all'andata. Al ritorno segna Moriero al 60esimo, ma non basta. Roma deve fare un altro gol. Mancano 7 minuti alla fine quando Amedeo Carboni batte un calcio di punizione. Carboni? E c'è la deviazione! Proprio lui! Giannini! Giannini! Il 2-0 per la Roma! Il delirio sotto la curva sud! Si è tolto la maglia Giannini! E poi c'è chi non crede alle favole, è un principe che ha preso sotto braccio la sua Roma, non ha sbagliato praticamente un pallone, si è tolto la soddisfazione di un gol importantissimo e ora sfida chiaramente le ire dell'arbitro che probabilmente lo ammonirà, però è troppo importante per lui questo gol, vale certamente un cartellino giallo. Rivediamo ancora la prodezza di Giuseppe Giannini. Non nuovo a imprese del genere, amato, contestato, ma sempre lui. E si può dire una cosa, comunque andranno a finire le cose, che la Roma in questa serata splendida dell'Olimpico ha ritrovato l'amore del suo pubblico, ha ritrovato un protagonista nel suo capitano. Viene giù tutto, lo stadio, gli spalti, la città. È l'attimo che riconsegna alla storia un amore forse logoro, ma ancora vivo. Emozioni e sfortuna, come detto. Si va ai supplementari e la Roma segna di nuovo, con Moriero. Poi però fa gol lo Slavia con Vavra e il turno lo passano i cechi. È una serata tanto drammatica sportivamente parlando, quanto indimenticabile, leggendaria, perché in quel gol del principe c'è tutto: il sentimento, l'amore, la rabbia, il perdono e la sensazione forte e nitida dei titoli di coda ormai alle porte. Nell'estate 96, dopo 14 anni di militanza, la storia finisce. Giannini va a giocare in Austria, nello Sturm Graz, per poi chiudere la carriera vestendo le maglie di Napoli e Lecce. Non fosse stata musica. C'è però un'ultima data da ricordare, quel malinconico 18 maggio 2000, una festa d'addio al calcio che Giannini volle organizzare per salutare tutti, nel tentativo di donare anche solo un piccolissimo sorriso al popolo romanista, deluso per lo scudetto appena vinto dai rivali biancocelesti. Un folto gruppo di esagitati rovinò tutto, invadendo il campo e distruggendone ogni centimetro, durante l'intervallo della partita amichevole organizzata per l'occasione. A Peppe non rimase che attendere il passaggio della tempesta e rientrare per un giro di campo, l'ultimo davvero, di fronte ai pochi romanisti rimasti sugli spalti. Lacrime, commozione, una mano sul cuore per ringraziare chi quella sera, nonostante tutto, venne a rendere omaggio al suo indimenticato principe.